sociale del Napoli, dottor Alfonso De Nicola, di aver messo in campo una proposta concreta ed operativa. Vediamo l'intervista che ha fatto Alfonso De Nicola, la nostra merito nostra. Poi, dottor Marrocco, tu che stai qui, ascolta e ti facciamo intervenire sullo stesso argomento. Guardiamo insieme il servizio. Dottor De Nicola, medico sociale Società Calcio Napoli, dopo la morte di Morosini ha parlato di prevenzione di questo progetto pilota europeo che appunto segue la società azzurra, il progetto Olympus, che prevede una sorta di card personalizzata per i calciatori. Sì, è un po' di tempo che stiamo lavorando su questa idea. In realtà si tratta di un sistema abbastanza complesso ma molto ben studiato da ingegneri e da tecnici che fanno questo. In realtà si tratta di una card che racchiuderebbe tutti quanti i test, gli esami ematoclinici, i test che vengono effettuati a tutti i praticanti sport che vogliano aderire naturalmente al progetto. Dalla prima visita di idoneità in poi, quindi avremo così la possibilità di in qualunque momento di andare a vedere l'evoluzione di tutta le variazioni eventualmente di tutti gli esami ematochimici, delle prove da sforzo, degli elettrocardiogrammi, degli ecocardiogrammi, seguire quindi i ragazzi dall'età di 9-10 anni in poi fino a quando loro riterranno opportuno. Quindi è come se noi avessimo avuto adesso una cartella clinica con tutti gli esami che ci sono stati effettuati da quando eravamo bambini. Questo ci consente di fare degli studi molto consentirà a tutti di fare degli studi molto approfonditi e capire anche se c'è la possibilità di prevenire certe patologie, come nel caso specifico, quindi anche patologie che portano alla morte improvvisa. Possiamo lanciare un messaggio proprio agli sportivi o magari ai genitori degli sportivi, perché magari può subentrare una sorta di fobia, di paura? Beh sì, questa è una cosa anche alla quale noi teniamo molto, noi medici dello sport, specialisti in medicina dello sport, ma non solo, ma anche medici, tutti i medici che non solo praticano sport ma che fanno in modo che gli altri lo pratichino, e che adesso sicuramente ci sarà una sorta di paura, di fobia rispetto allo sport. Lo sport è vita, lo sport dà la vita, lo sport tiene lontani tante tante patologie che sono delle patologie importanti. Lo sport tiene lontano dall'alcolismo, tiene lontano dalle dipendenze, tiene lontano anche dalle devianze, e quindi a tutti i genitori e a tutti i praticanti sport, anche a livello dilettantistico, anche se avanti con l'età, controllatevi benissimo, sicuramente presso strutture qualificate, da professionisti qualificati con apparecchiature e attrezzature all'avanguardia, però continuate a praticare sport, perché lo sport dà la vita, non la toglie la vita, e la dà soprattutto ai giovani che crescono con l'idea giusta, con le idee giuste, e sono lontani da tante altre cose. Io la ringrazio, dottor De Nicola, ci rivediamo alla prossima, grazie per il messaggio che ha lanciato a tutti i genitori degli sportivi. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità e, ripeto, state tranquilli perché lo sport è vita. Grazie.